Inutile girarci attorno, è il crocevia della stagione, la gara che con una buona percentuale di successo dirà se il Lanciano coronerà un altro sogno dopo quello della salvezza anticipata, entrare cioè nella griglia dei playoff ed avere la possibilità di giocarsi un posto in Serie A. A cercare di impedirglielo c'è lo Spezia dell'ex portiere Leali, stessa posizione di classifica dei rossoneri a quota 57, settimo posto e identico sogno da cullare. Si troveranno di fronte al Biondi, ad arbitrare sarà Roca di Foggia. Il fischietto pugliese quest'anno ha già diretto la Virtus due volte, vittoria a Crotone e successo casalingo con la Juve Stabia, nessun precedente con la formazione ligure. Per quel che riguarda le scelte, Baroni dovrebbe confermare il sistema di gioco 4-3-3 visto nel derby con il Pescara. A centrocampo rientra tra Casarini, tenuto a riposo martedì, così come è probabile il ritorno tra gli 11 di Piccolo, anche se in avanti Tiam e Gatto hanno giocato un ottimo incontro l'Adriatico Cornacchia. Falcinelli al centro dell'attacco dovrebbe essere confermato, in caso è pronto Comi. Confermata la linea difensiva, De Colla a destra, Mammarella a sinistra e la coppia centrale Amenta Ferrario. Treste ancora indisponibile, come lo stesso Germano, i due dovrebbero tornare a disposizione per la trasferta di Carpi. In casa ligure per la sfida la Virtus, Mister Mangia deve fare a meno dello squalificato Baldanzeddu, oltre a Ceccaroni e Bastioni impegnati nel raduno con l'Under 19 azzurra. Ieri infine l'Assemblea di Lega ha deciso di anticipare l'ultima giornata di campionato per evitare la concomitanza con l'amichevole della Nazionale di Prandelli contro l'Irlanda. Il Lanciano ospiterà il Cittadella, la partita si giocherà venerdì con inizio alle 20:30.